sono di Torino e le potrei raccontare quali pregiudizi, quali diffidenze, quali conflitti accompagnarono l'immigrazione al nord di tanti connazionali del sud. Ma proprio per questo non serve alimentare paure, soffiare sul fuoco dei pregiudizi, proporre discriminazioni, come per esempio dire che si sostengono i comuni nella spesa per gli asili nido e le scuole materne soltanto per i bambini italiani. Serve operare per l'inclusione, per il reciproco riconoscimento, per la convivenza, perché così si costruisce una società senza conflitti. Questo non significa, e vado verso le conclusioni, che l'accoglienza possa essere illimitata. È evidente che i flussi debbano essere contenuti. Il ministro Minniti lo ha fatto come le cifre dimostrano. Ma per ridurre i flussi non basta contenerli. Le dinamiche demografiche che abbiamo di fronte del continente nero sono impietose. Oggi vivono in quel continente 1,250 miliardi di persone. Saranno 2,5 miliardi nel 2050, cioè domani mattina. Saranno 4 miliardi alla fine del secolo, quando la Nigeria, con 600 milioni di abitanti, sarà il terzo paese più popoloso di questo continente. Nessuno può pensare che il destino di quella immensa moltitudine di persone può essere affidata alle migrazioni. Allora anche qui serve un cambio di passo. Se non vogliamo che vengano tutti qui, bisogna farli vivere meglio lì, certo, ma questo non si risolve con qualche atto simbolico di solidarietà. Richiede uno sforzo straordinario, enorme, ingente, e vedremo la vostra coerenza quando presenterete qui la legge di bilancio negli stanziamenti per i paesi in via di sviluppo e gli aiuti alla cooperazione. Richiede uno sforzo straordinario per sostenere investimenti, per garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie, per dare servizi fondamentali educativi e sanitari a quella popolazione, per costruire istituzioni che reggano in paesi che hanno una storia politica e sociale drammaticamente tormentata. Una sfida, insomma, a cui l'Europa non può sottrarsi. Ecco, noi, signor Presidente, le vorremmo sentire dire queste parole, mettendo fine alla caricatura che ogni giorno dipinge l'Europa come un peso, un ostacolo, un nemico. Guardi, e lo dico anche a Salvini, è una pericolosa illusione credere che ci si difende meglio se ci si chiude, se si erigono muri, si chiudono porti, si alzano barriere, si impongono dazi. Viviamo in un mondo grande, e in un mondo grande, se ti fai più piccolo, sei solo più piccolo, e sei solo più vulnerabile, e sei solo più debole. Noi vogliamo un'Italia che sia forte, un'Italia che sappia difendere, certo, i suoi interessi, ma gli interessi si difendono facendoli valere là dove si prendono le decisioni, e le decisioni si prendono sempre di più nelle sedi multilaterali, si prendono sempre più in Europa. Guardiamo appunto come altri paesi riescono a fermare i loro interessi, ma lo fanno non negando o contestando ogni giorno l'Europa, la sua esistenza e la sua necessità, ma partendo dal riconoscimento della necessità di quella dimensione, lì fanno valere i loro interessi e contribuiscono alle decisioni che li tutelano. Ecco, noi vorremmo un'Italia così, un'Italia più forte, che lo sarà in quanto sappia che il suo destino è in Europa. Grazie.